Siamo lì. Che cosa fai, ginnastica? No, facevo un ingresso un po' giovane, capito? Un po' avanti. Facciamo un po' di una cosa un po' più giovane, no? Un po' reps, Se la vita ti sembra fiocca, guarda la vita loca. Se ti vuoi sentire un fusto, questo è il programma giusto. Vabbè, andiamo avanti. Signore e signori, siamo tornati in studio con la verve giusta. Ci sentiamo, credo, come ci si deve sentire in una giornata come questa, l'11 novembre, l'11-11. Pensa 11, che fra tre anni 11. Sarà l'11-11-11. Ti rendi conto? Il 2011. 11-11-2011. Che roba. E che non succede nel mondo a volte? Ma come? Ma allora, abbiamo la possibilità di rimirare alcuni errori, vero Cristina? Yes. Errori come mai? Spiegalo, dillo alla gente a casa, diglielo. Che noi facciamo gli errori apposta perché non facciamo mai errori e quindi per fare gli errori bisogna farli apposta. Brava, però quando si fa gli errori apposta, noi si fa errori? Sì, a volte no! Non si sbaglia nemmeno quando si fa gli errori per finta. E questi giochi, capito? Così la gente a casa dice, ma cazzo di amore. E poi dopo si fa vedere e nessuno capisce nulla. Perché alla fine la televisione è questo, è un inganno, è un imbroglio, capito? Sì, perché tu pensi che le isole famose siano lì davvero? È un imbroglio, è un inganno, il Grande Fratello. È un imbroglio, è un inganno. Anche noi, guarda. Andiamo. Signore e signori, grande ritorno, Cotennino. Che fa la zifonata, subito di prima Cristo, Cotenna. Senta, allora, come lei si sta approcciando, senta come le pongo questa domanda, alla Champions League? Allora, Champions League c'è premi, si vede, si tira le zifonate alla gente. Oh, mi fa accendere. Allora, prima aspetta, ci si può arrivare, con calma, cioè, tranquillo. Allora, lo vedi quell'aggeggio lì, c'ha le ruote? E poi c'è quella cosa lì, no? Sì. Si chiama telecamera. È una cosa che fa tipo delle foto, ma tutte appiccicate insieme. Serve per mandare le cose in televisione. Ma che mi vuoi dire? Nulla. Lo vedi c'è quell'omino dietro? Non è lì per caso, non è che passava di lì. Cioè è lì e pigia dei pippoli che accendono una lucina rossa, capito? Ah. E serve per mandare... E io sto registrando delle cose, no? Per la televisione. Sì, perché... Cioè, fai a capire o come? Allora, ho capito che mi vuoi dire qualcosa. Sì, allora. Sei più chiaro perché... Hai rotto coglioni. No, non ho capito, sei più chiaro. Allora, diciamo, cioè, se oggi non venivi, per me era meglio. Io sento dal tuo tono di voce che te mi vuoi dire allora, qualcosa. Allora, mettiamo no, va bene, ho capito. Vabbè, non probabilmente non hai da accendere, no, stai no, facendo... No, mettiamo... Va bene, mi dici allora. Non ho da accendere. Allora, se per caso ti schiantavi su Prato Est e Prato Ovest, spiaccicato con quella smart di merda su un pilone, io vivevo meglio, stavo meglio. Allora, io... Cosa cioè, mi vuoi dire? Te morto, io meglio, te morto in terra, io felice, capito? Io non capisco a volte, ma che cosa mi vuoi dire non lo so, con queste te lo cose? Spiego, perché te... Ma no, poverino. No, è vero. Non è un bravo ragazzo. Noi abbiamo parlato, cara Cristina, di Isole Famose poc'anzi. Sì. A caso, onestamente non era un gancio, non ci avevo pensato, non credere io sia così lungimirante, ma in realtà l'Isole Famose ci riporta ai reality. I reality oggigiorno ci pervadono, invadono e rompono anche un po' le palle, diciamo. Sì, abbastanza. Un pochino sì, perché non se ne può più. Almeno e la tarpa me... e l'isola. Tutto... A te ti vedrà, ma prima o poi ti pigliano. Fino con la smart piena tutta attraversi ti piglia. Dicevo che anche noi abbiamo il nostro reality che si chiama Chi vuoi eliminare? Puoi eliminare di oggi, buonasera. Buonasera. I due concorrenti andiamo a conoscerli. Lei sulla destra mi può dire il suo nome? Dice a me? Ho detto sulla destra. Non so proprio che parte vede. Cominciamo a discutere? No, assolutamente. Allora, io sono Pier Francesco. Benissimo, il suo mestiere? Io faccio lo spacciatore di lapidi balsamate. Benissimo, ecco, se lei dovesse descriversi con un aggettivo, quale userebbe? Rododendrico. Va bene, allora, invece l'altro, il suo nome? Mi chiamo Silvio. Bene, che mestiere fai? Io faccio il quello che scavano le il becchino. Ah, ok, bene Silvio. E per quanto riguarda la tua descrizione con un aggettivo? Io vi dico sempre una cosa agli amici, viva la vita. Benissimo, allora voi oggi vi giocate il vostro futuro nel mondo dello spettacolo, la vostra aspirazione massima. Colui che vincerà potrà andare avanti nel mondo dello spettacolo e diventare veramente qualcuno. Guarda, io ci tengo tanto. Benissimo. Allora iniziamo. Sì, ok, comunque andiamo con le domande. Uno scampato al diluvio. Tre lettere. Uno scampato al diluvio. Sì. Uno ci ha fatto culo. Posso rispondere io? Provi lei perché. E Noè! Perché deve. Cioè, o sì o. No, che c'è? Noè! Cioè,
le ho fatto una domanda. No, ma se no è... Io non lo... Sì. Va bene, vediamo un'altra possibilità, perché non ci si capisce qui. Allora, i bollati dei tabaccai. Ecco. Valori. I bollati dei tabaccai sono i tatuatori. I tatuatori, dice lei? Sì. Quante lettere sono? 3 tatuatori. Iniziamo quindi con la verifica finale da parte del nostro pubblico a casa. 3, 2, 1. Ecco che non si... c'è un'indecisione, c'è un'indecisione, ragazzi, c'è un'indecisione, perché solitamente a questo punto di solito il nostro pubblico da casa decide. Ha vinto! Quindi lei ha vinto, lei può andare avanti, lei diventerà ricco e famoso. E posso conoscere anche la Clerici? La Clerici quando vuole, anche stasera a cena. Grazie, arrivederci. Non c'è stato il fair play, no. Gli ha fatto il gesto dell'ombrello, è molto scortese. Voglio dire, uno in fondo quando uno è morto. Allora, colleghiamoci con i Bardelli subito, via, mettiamo tempo a me. Come va? Oh, cavolo, c'è male, sì, sono qui nel mio ufficio. Ufficio delle Ascine. Il pratore delle Ascine, io ho l'ufficio, ma che scherzo. Aria aperta, sì. Siamo a Carlino. Sempre a Carlino, saluto a Carlino sempre. Siamo qui che insomma si sta bene, d'altra parte. Io ho fatto i cascinista, i cascinaio. Io quando cucinavo cascinare, io, capito? No. Nemmeno io, allora siamo l'altiso. Se no, ma bisogna che mi faccia gli intendi. Bardelli, lei mi si intende o occupa di politica estera? Ma un pochino, diciamo, di... Scusi un attimo. Che hai la vibrazione? Sapevo la crisi. Pronto? È il vibro. Oh! Allora, ti trovi bene? Vabbè, ora... Sì, c'è le stanze lì, tu metti la roba dove tu vuoi, anche la tua moglie fa come mi pare, Che? Sì, allora ti ho detto, prima cosa... Tu ritiri tutte le truppe dall'Iraq. Io ho fatto l'irachista, l'iracchiere, la caiva lì, ma mi hai rotto i giorni. Sì, che... Bon. Poi, ascolta Barak. Barak. Che? Oh, guarda, ma che ci piglia in giro? Un attimo, che? Ma con chi parli? Io ho fatto i baracchista, i baraccai, i baracchini. Io andavo a cena alla baracchina, tipo, anni, capito? Mi ha piatto. Sì, vabbè, ma con chi sta parlando? Obama? Obama, io. Il presidente abbronzato. Esatto, così, ma che scherzi, davvero. Io ho fatto l'abbronzata. Io, quando trafilava a bronzo le penne, io, ragazzi, si parla di 76-78, sì, ma... Ascolta, lì sei messi, che l'ha visto il film Il Sicco di Michael Moore? Ecco, guardalo. E cambia un po' di roba laggiù, perché le banda, zitto. Sì, ma come fa a capire? Io non Come? Ma parla sanfredianino o baracche? Baracche, ragazzi, quando si andava a mangiare da Sabatino e baracche, era roba, capito? Io, ma allora ci siamo capiti, vero? Lei sapeva, tu mi ricavi la pilota e la zampa, poca, ma ho fatto un zampista, un zampare, un zampere, ma che scherzi, davvero? Se no si va a pedire. Ti senti dopo, saluta la tua moglie. Vabbè, grazie Bardelli. Grazie, allora ci siete tante cose. No. Scusa, no, fermo un attimo. Ma ti sei Ivan Periccioli? No, Ivan Occhio. No, Belli. No. Belli, eh? No, sì. Ivan. Bravi, grazie, Belli. Grazie. Che tu ci fai le ascine? No, stavo facendo un... Te guarda la trasmissione. Io voglio tutti i giorni... Aspetta un attimo, aspetta. Scusa, ho una telefonata a mio amico. È fissa. È un Giulio. Fan. Ho trovato i Bardelli. Aspetta, guarda, che glielo fa che tanteso? Sì, sì, che tanteso, un tanto un teso, tanteso, un tanto un teso. Un fan, insomma. È veramente una bestia. Facciola. No, Belli, Grazie, un zebra. Senti, una domanda volevo fare. Ma perché non andare a Zeniche? Ma perché forse non lo so. Perché non andare a Zeniche? No, sì, andare a Zeniche. No, non lo so. Ma come non lo sai? Te. O se no, se ne è Costanzo Cioppe. Hai Costanzo Cioppe. Non ci voleva andare. No, fanno, si spoglia. Sì, Belli. Ma tu sei alla scena. Sei andato a Lerici. Vabbè, la Lerici. La Lerici è qua, la Lerici è qua, questa ciccio. Va bene, noi ci vediamo domani.